Ho trovato tre funzioni all'interno dell'app mobile, quindi per iPad e per smartphone di Classroom, che forse non conoscete. Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. Io sono Alessandro Bencivenni e questo è il canale YouTube di Prof Digitale, all'interno del quale do consigli e faccio video tutorial come questi per insegnanti, ma anche per studenti che vogliono imparare ad utilizzare meglio ed in maniera più efficace gli strumenti tecnologici, sia a scuola che a casa. Quindi, se siete interessati all'argomento, perché non premere il tasto iscriviti con la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Come vi dicevo, ho trovato tre funzionalità poco conosciute all'interno dell'applicazione di Classroom, l'applicazione che generalmente viene installata sugli iPad e sugli smartphone. Tre funzionalità che sono convinto potranno tornarvi utili sia in modalità, diciamo, standard, quindi con la didattica in presenza, sia in modalità di didattica digitale integrata. Quindi seguitemi in questo video per scoprire queste nuove o perlomeno nascoste funzionalità di Classroom. Prima funzionalità. Oggi userò non il computer, ma il mio iPad. Quindi vado subito ad aprire l'applicazione di Classroom. Una volta caricato il mio account, appariranno le classi in cui sono insegnante. Apro la mia Classroom di esempio e qua, andando nella parte bassa dello schermo dove vedete scritto persone, quindi toccando qua, ho tutta la lista ovviamente dei miei studenti e degli insegnanti della classe. Non molti sanno che cliccando questo simbolo con questi tre quadrati e questo rombo succede qualcosa di particolare e viene fuori il selettore degli studenti, che è una funzionalità molto comoda per tenere traccia di chi chiamate durante una lezione, quindi sia in presenza sia a distanza. Come funziona? Come vedete, qua appare il nome dello studente. Qua ci sono il numero totale degli studenti che sono all'interno della classe. Questa è una piccola classe d'esempio, quindi sono solo 5. E dicendo che il mio alunno è assente, verrà scartata questa scheda. Posso passare ad un altro studente che viene visualizzato qua nella schermata principale. Andrea magari non è preparato sul momento. Ok, ti richiamo più tardi, Andrea. Premo su chiamo più tardi. Mario, ok, viene selezionato e quindi scorro, come vedete, con il dito per selezionarlo. E infatti il più uno su selezionati si riferisce proprio a Mario. Anche Anna viene chiamata, riesco a sentire anche lei, quindi posso scartarla. Mario magari lo chiamo più tardi, oppure no, è assente. Quindi poi mi riviene riproposto Andrea, che però era considerato come assente, e fine della sessione. Quindi ho selezionato tutti gli studenti del corso e quindi sono stato in grado in questa modalità di sentire praticamente tutti gli studenti del mio corso senza necessariamente dovermeli appuntare su un foglio o appunto usare necessariamente il registro elettronico. Premendo sul tasto ricomincia, ecco qua. Abbiamo una nuova sessione da poter lanciare e quindi decidere se appunto chiamare più tardi o segnalare come assente uno studente. Premendo il tasto reimposta, sono in grado di azzerare la seguente sessione. Andando invece su lavori del corso, sono in grado di correggere in maniera, tra virgolette, alternativa i compiti che i miei studenti hanno riconsegnato grazie a Classroom. Vado su lavori del corso, apro il compito su Giulio Cesare e trovo il lavoro di Mario che appunto è stato consegnato correttamente all'interno di Classroom. Quindi seleziono proprio il suo compito che viene aperto in anteprima. E qui cosa riesco a fare? Beh, guardate un po'. Se vado qua dove vedete questi tre pallini orizzontali, sono in grado di far venire fuori il suggerimento modifiche. Il suggerimento modifiche, è quella modalità che ci consente di correggere con un colore diverso rispetto a quello del nostro studente, quindi aggiungendo o togliendo elementi. Proviamo a cancellare una parola, basta portarsi davanti alla parola, premere il tasto appunto per cancellare e quella parola viene cancellata. Posso anche dire nella transizione
del sistema di governo, posso mettere la transizione, nella importante transizione, quindi cancello la, metto l'apostrofo, eccola qua. Quindi, come vedete, riesco ad aggiungere delle parole e a cancellarne di altre. Una volta fatto questo, premo il tasto che vedete qua in alto, il simbolo di spunta, per terminare la mia correzione. Ma le modalità di correzione non finiscono qui, perché tornando su Classroom attraverso il selettore che vi permette di tornare all'applicazione precedente, io sono in grado di usare anche la correzione a matita. Io nel mio caso ho una penna e posso tranquillamente utilizzarla, quindi come avete visto qua giù in fondo è selezionato la penna e io posso selezionare appunto scrivere in seguito sinonimo di imperatore romano. Posso sottolineare, posso usare un pennarello, come vedete anche ripremendo più volte, di un colore diverso se voglio sottolineare appunto delle parti diverse del discorso. Posso anche sottolineare, perché no, quindi qua riesco a sottolineare senza appunto andare a invadere, per così dire, il testo e a renderlo illeggibile. Ho anche qua giù in fondo questo simbolino che ha a che fare con le caselle di testo, quindi io qua posso mettere nome completo. Ho la possibilità quindi di lavorare con una penna compatibile direttamente sul foglio, tra virgolette, come appunto faremmo direttamente su carta. Una volta finita la mia correzione, vedete qua su in alto c'è il tasto salva e appunto toccando il tasto salva viene inviata la modifica come un file PDF al mio alunno. Infatti, chiudendo con la X il documento, come vedete c'è la possibilità di avere due file, un file PDF che vado ad aprire dove c'è tutto il lavoro di correzione fatto a penna e il file di documenti che una volta aperto farà vedere quelle che sono i suggerimenti di modifica. Ultima funzionalità, questa direi veramente salvatempo, è quella di utilizzare la dettatura all'interno dei commenti. Sì, avete capito bene, sono in grado di dettare un commento. Qua, come vedete, c'è la possibilità di inviare un commento privato al mio alunno. Bene, io clicco, quindi mi porto con il tocco sul campo testuale e sia negli iPad sia nei tablet con Android avrete sempre la possibilità di dettare attraverso il microfono un commento. Quindi io premo questo tasto. Complimenti Mario, hai fatto un ottimo lavoro, virgola, però forse avrei aggiunto anche altri particolari della vita di Giulio Cesare. Clicco la tastiera ed ecco fatto. Come vedete, se dovete scrivere un commento e state lavorando con l'applicazione mobile di Classroom, bene, forse la cosa migliore da fare è proprio utilizzare la dettatura, perché sia su Android sia con iOS di Apple il riconoscimento vocale ormai è diventato veramente molto preciso ed è difficile che si possa sbagliare. Premo il tasto aeroplanino di carta per inviare il mio commento. Ecco fatto. Bene, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Nel caso, un mi piace e l'iscrizione al canale se non l'avete già fatto mi farebbero veramente molto piacere. Vi ricordo che le pillole del prof continuano di settimana in settimana qua su YouTube, mentre sta crescendo il mio canale Instagram, dove continuano i consigli metodologici per il back to school e continueranno poi ad apparire anche le instapillole, quindi le pillole del prof condensate in veramente pochissimi minuti. Vi ricordo che tutti i riferimenti agli altri social sono nella schermata qua di fianco. L'appuntamento è quindi qua sul canale YouTube di Prof Digitale tra circa una settimana. Ciao, grazie!